Non era nel novero dei favoriti della vigilia, non era tra i nomi degli osservati speciali, nonostante le 3 vittorie già all'attivo quest'anno, e forse proprio questo ha permesso al toscano Matteo Trippi di firmare l'impresa, andare all'attacco e battere con uno sprint superbo il ligure Luca Raggio e diventare il nuovo campione italiano degli juniores. 18 anni e retino di Castiglion Fiorentino, portacolori della Fosco Bessi Calenzano, si regala la più grande gioia della sua fin qui giovane carriera. Sono 158 gli atleti a prendere il via, il meglio del movimento nazionale, pronto a sfidarsi per questo atteso campionato italiano juniores. Bellissimo il colpo d'occhio di Piazza Libertà ad Appiano Gentile, da percorrere 3 giri a largo raggio e poi 6 giri finali di 11 km, tutti con il GPM in località Villa. Dopo una prima fase tranquilla, la miccia si accende al secondo giro, quando vanno all'attacco 15 corridori. Sono Landi, Sartor, Dalla Betta, Torta, Montobbio, Giuliani, Pettuello, Vigilante, San Paoli, Caliendo, Prandini, Sabatini e anche nomi importanti come quelli degli azzurri Affini, Lizze e Velasco. Prandini perde presto contatto, i 14 raggiungono un vantaggio massimo di 1 minuto e 20 secondi. Tra i più attivi davanti Mirko Torta della UKBL che più volte tenta di avvantaggiarsi da solo. Poi il gruppo si riorganizza e inizia un'inesorabile rimonta che si concretizza a poco meno di 4 tornate dalla conclusione. Nasce un nuovo attacco promosso da 5 concorrenti, Begnoni della Otelli, Garavaglia della Busto Garolfo, Tiefenthaler della Monte Corona, Burchio della Lions e Vigilante della Sidermec. Bella insistita la loro azione, ma al suono della campana il gruppo va a riprendere anche loro. Nell'ultimo giro attacco del Trentino Tomio, poi raggiunto da Velasco, ma non c'è libertà per loro. Libertà che invece si prende Luca Raggio della Casano, che attacca nel finale e subito la sua ruota si porta a Trippi. Dietro si studiano, si guardano troppo e davanti se ne vanno. È volata a 2 con Trippi che vince agilmente su Raggio. Terzo il milanese Giacomo Garavaglia della Busto Garolfo che anticipa il gruppetto dei migliori. Seguono Montagnoli, Tomio Vigilante, Burchio Colombo, Begnoni e Velasco. Alla visia nemmeno me l'aspettavo, nemmeno nei sogni. Oggi ho fatto una grande corsa e credo che siamo stati fantastici tutta la rappresentativa toscana. A 3 km se n'è andato Raggio, io dovevo anticipare per forza perché in salita sapevo che Velasco e altri erano più forti di me, l'ho anticipato, l'ho ripreso qui a 700 metri, poi in volata è stata fantastica, dai. La dedica a chi va? Ma a tutta la mia famiglia che fa tanti sacrifici, al mio DS, Nicolai, Bardelli, Visconti, tutta la squadra, tutta Fosco Bessi, tutti, dai.